ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Una stagione balneare partita in anticipo, quella di quest'anno a Pescara, dove a partire da metà maggio i bagnanti hanno cominciato ad affollare la spiaggia grazie al bel tempo e alle temperature elevate. Soddisfatti gli operatori del settore che confermano un'alta percentuale di turisti in città, soprattutto nei mesi di luglio e agosto. E come è andata questa estate 2022? È andata bene, non ci possiamo lamentare, il tempo è stato ottimo. Fatto sempre bello, abbiamo avuto turisti e clienti locali, come sempre. Molti sono rimasti a Pescara anche per le vacanze. Molti turisti inglesi, olandesi e poche presenze locali. Credo che il locale abbia scelto di scoprire un po' meglio l'Abruzzo. Un'estate strana, seppur favorita da un'ottima stagione in termini meteorologici. Però insomma, poca voglia di spendere e poca voglia di essere tanto allegri, però comunque si è fatta una buona stagione. Tra l'altro si spera anche in un buon settembre? Beh, il tempo promette bene, anche se le previsioni dicono che ci saranno belle giornate, qualche temporale, ma ci va bene anche così. Una percentuale di presenza ad esempio al mare la può fare? Diciamo che è stata un'ottima stagione, adesso le analisi in profondità vengono fatte alla fine, però comunque è stata un'ottima stagione. Anche perché sperate anche in un buon settembre? Naturalmente Pescara è sempre stata famosa per l'ottimo settembre e anche ottobre, speriamo che il tempo ci accompagni.